Sesta giornata della King Cup, abbiamo quattro dei protagonisti di questo prepartita interessantissimo, prima contro ultima, testa a coda. Abbiamo alla mia sinistra l'attaccante del Messico Marcelli e il suo presidente, alla mia destra abbiamo uno dei giocatori dell'Olanda, Cecchini, e il suo allenatore. Con loro scambieremo qualche opinione su questo torneo e sull'inizio di questa partita. Passiamo subito con il Messico, con Marcelli. Che cosa ti ha dato questo torneo fino adesso? Beh, sicuramente abbiamo riunito una squadra che eravamo da tanto tempo insieme, siamo contenti di essere primi, soprattutto oggi che appunto il nostro avversario ha Giamaica ha perso, quindi oggi tre punti fondamentali, obbligatori per me. Il nostro presidente, lui ha creduto in noi, e lui che ha messo in piedi. Ho formato questa squadra, nonostante oggi numerose assenze, fra cui Flavio, Maicon, Carosi e il portiere, cercheremo di fare una buona partita e di vincere. Chi è secondo te l'arma vincente della tua squadra? Ciccio Curomborcelli, l'attaccante della squadra, nonché goleador e capitano. E chi ti preoccupa della tua squadra? Tutti, tranne lui. Passiamo all'Olanda, un inizio questo traumatico. Un po' traumatico, come mai? Vabbè, il nostro gruppo ancora non si è ben uniformato, ci stanno ancora purtroppo molte assenze, stiamo formando adesso un gruppo più compatto. Vabbè, con un po' di soddisfazione ce le siamo levate, un paio di partite ce le siamo anche giocate bene. Ovviamente sappiamo che questo è difficile contro capolista, abbiamo visto i risultati, abbiamo visto anche giocare. Noi cerchiamo di giocare il nostro calcio, poi vediamo come va. Che cosa manca a questa squadra? Ma questa squadra non manca niente nel complesso, l'organico è presente, è solo il gioco di squadra che si può creare in ogni partita. Le occasioni le abbiamo avute nelle partite precedenti, siamo stati in vantaggio, abbiamo dominato, possesso palla. Manca solo un po' di concentrazione e un po' più di gioco di squadra, ma nel complesso ci siamo. È una partita difficile questa, saranno tre punti impegnativi, ma cercheremo di giocare al meglio e di vincere. La miglior squadra che hai visto giocare in queste prime giornate? La Giamaica soprattutto, abbiamo visto anche contro di noi, abbiamo spesso un ottimo calcio, nonostante gli mancassero tre persone, anche noi sempre pieni di assenza, però comunque hanno spesso un buon calcio, compatti in difesa, avanzano insieme, si vede che squadra compatta. A voi vi chiedo un pronostico. Io spero di finire sempre la partita a reti inviolate, però penso che finirà intorno al 4-2 per loro, spero. Speriamo nel pareggio più che altro, giocheremo compatti in difesa e solidi al centrocampo, lasciando un po' scoperto l'attacco. Questa è la nostra tecnica. Vi ringrazio e vi aspetto al post partita. Grazie. Fece 7-2 per il Messico la sfida testa coda, come da pronostico. Abbiamo qui due dei protagonisti, anzi i protagonisti del match, i due migliori in campo. Alla mia destra bellezza per il Messico. Alla mia sinistra D'Amato per l'Olanda, autori ambedue di alcune reti della partita. Partiamo dagli sconfitti, partiamo da D'Amato. A lui gli chiediamo un commento su questa sfida. Ma sapevamo che avremmo probabilmente perso, però ce la siamo giocata. Abbiamo fatto il gol iniziale, la prima volta che facevo il gol iniziale delle partite, quindi siamo contenti. Il mio primo gol della partita nel torneo, quindi sono contento, alla fine siamo contenti così noi, ce la potevamo giocare meglio, però vabbè. Secondo te dove dovete migliorare per riuscire ad arrivare almeno alla pari con le altre squadre? Forse in porta, però vabbè, e poi in tutti i reparti in realtà. Invece il reparto che forse è il migliore tra quelli della vostra squadra? In difesa, perché abbiamo Manzo che è un mastino. E va bene, insomma, la difesa. Il migliore in campo dell'altra squadra, secondo te? Il 9 o il 10, la punta. Secondo te chi è stata la squadra che avete affrontato che ha meglio giocato e ha fatto vedere il calcio migliore? Forse la prima partita contro l'Italia, perché non eravamo per niente preparati e ci hanno distrutto. Ti ringrazio. Grazie. Passiamo a bellezza, autore di... Succede anche questo tra Marcelli e Bellezza, diciamo Bellezza autore anche di belle reti, soprattutto quella di interno sinistro se non sbaglio da tre quarti che si è andata a incastonare sotto al 7 difeso dal portiere dell'Olanda. Secondo te qual è stato il gol più bello della partita? Beh,
non voglio fare il modesto, però vabbè, sicuramente il mio è stato un bel gol, però anche quello del 10 di Marcelli è stato un bellissimo gol. Cioè, abbiamo comunque un grandissimo affidamento io e Federico, quindi giochiamo sempre bene, ci conosciamo, riusciamo a fare sempre bei gol. Dove puntate, visto che siete primi? Beh, adesso l'idea ovviamente è al titolo, però vedremo, perché ci sono ancora delle squadre che dobbiamo affrontare e sono comunque partite importanti, quindi vediamo. Secondo te il gol che avete subito è stata la scossa che vi ha fatto smuovere? Sì, come sempre ci deve capitare qualcosa per farci svegliare, che partiamo sempre un po' addormentati. Però anche oggi ci mancavano dei giocatori importanti, soprattutto in difesa, il portiere che oggi è mancato, però anche il sostituto comunque ha giocato bene e niente, come dicevo, sempre la scintilla ci deve servire per farci svegliare. È venuta anche oggi e siamo riusciti a vincere. Se non sbaglio, tu e Marcelli avete fatto lo stesso numero di gol fino ad adesso, sì, cioè 9. Sì, o 9 o 8, non mi ricordo. 9 reti, perché avevate 6 reti tu e 7 lui, ne hai fatti 3 tu e 2 lui. Questo che vuol dire? Che voi due siete, secondo te, la migliore coppia gol del torneo? Per ora, rispetto alle altre squadre, abbiamo dimostrato comunque di essere una bella coppia d'attacco. Come dicevo prima, comunque ci conosciamo da tanti anni, quindi sicuramente questo è un nostro punto a favore. Vediamo se comunque anche altri riescono a raggiungersi, se no arriveremo noi in testa alla classifica cannonieri. Chi temi delle squadre avversarie in questo torneo? Beh, sicuramente la Giamaica ha dimostrato di essere una grande squadra e anche la Germania e la Grecia comunque sono abbastanza ostiche, quindi vedremo, dobbiamo ancora affrontare e tutto quanto si dovrà ancora decidere. Ultima domanda, un voto alla squadra avversaria e secondo te il migliore in campo della squadra avversaria? Beh, oggi io l'ho vista in altre partite, oggi hanno giocato bene rispetto agli altri match. Secondo me il migliore in campo che avete scelto è, se non mi ricordo, D'Amato sicuramente è quello che ha giocato meglio, il più tecnico, il più furbo calcisticamente, quindi secondo me è stato il migliore in campo. Ti ringrazio. Arrivederci.